Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Allora, questo è un video molto breve che rientra nella parte di storia della filosofia del quarto anno. Sto integrando un pochino i video che ci sono sul canale già da 4-5 anni, di quegli autori o di quelle tematiche o di quei piccoli dettagli, ecco, di cui non avevo parlato appunto nel primo corso. Più che altro attenendomi al programma che sto seguendo con le mie classi quarte. E allora abbiamo parlato di Agostino, abbiamo parlato di Agostino e ci sono due video sul canale che riguardano Agostino. Uno è il male, il tema del male, e uno invece è il tema del tempo che ha affrontato in Filosofia per temi. Poi dopo lo metterò anche in questa playlist. Adesso volevo brevemente trattare, più che altro rifacendomi al libro, il tema della dimostrazione dell'esistenza di Dio tra Anselmo d'Aosta e Tommaso d'Aquino, cioè più che altro vedere, due diverse tipologie di dimostrazione dell'esistenza di Dio. Queste si devono comunque inserire nel contesto di questi autori che però io a scuola non faccio, per cui. Non faccio per motivazioni di tempo, naturalmente, per cui adesso non mi riferisco a questo, e più in generale nella tematica del rapporto tra fede e ragione, tematica che già, insomma, abbiamo trattato con Agostino, e che appunto torna con Anselmo e poi anche con Tommaso. Allora, la dimostrazione dell'esistenza di Dio di Anselmo d'Aosta viene ricordata, viene definita, diciamo, argomento ontologico o dimostrazione a priori. A priori significa prima, cioè è una dimostrazione che, diciamo, precede l'esperienza, è una dimostrazione che parte dal concetto di Dio, praticamente, dalla definizione di Dio e non dall'esperienza che noi abbiamo di Dio, cioè, diciamo, non dalle conseguenze, diciamo, di Dio, ma da quello che viene prima. Mentre la dimostrazione di Tommaso è una dimostrazione a posteriori, anzi sono cinque dimostrazioni, perché poi lui parla proprio insomma, delle cinque vie per arrivare all'esistenza di Dio. Quindi lui parte dalle conseguenze, parte dall'esperienza per arrivare appunto alla causa, utilizzando poi uno schema che è lo stesso identico che ho spiegato nel video su Aristotele per il motore immobile. Allora, sul libro Anselmo d'Aosta, pagina 485. Anselmo tratta questa tematica nel Proslogion e per cominciare, dichiara appunto di proporre il suo argomento all'insipiens, cioè allo stolto, possiamo tradurre in italiano. Lo stolto, dice, nega l'esistenza di Dio e pensa in cuor suo Dio non esiste. Però, dice Anselmo, se lui dice Dio non esiste, deve comunque avere il concetto di Dio, cioè deve comunque avere una definizione di Dio. Come dire, anche se non crediamo in Dio, noi sappiamo che cos'è Dio, ok? Possiamo definirlo, abbiamo il concetto di Dio, quindi questo concetto ce l'ha anche l'insipiens, ce l'ha anche lo stolto. Come possiamo definire Dio? Insomma, traduciamo dal latino, Dio, dice Anselmo, è ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore. Questa è la definizione, ciò, un essere di cui non si può pensare niente di maggiore. È solo che, prosegue appunto Anselmo, se Dio è ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore, sicuramente esiste, perché se non esistesse, o se esistesse solamente nella nostra mente, potremmo pensare a quello stesso Dio, ma che esiste, cioè se non esistesse questo Dio sarebbe inferiore a qualsiasi essere dotato di esistenza, perché qui c'è un presupposto che è un po' fallace, però il presupposto, cioè c'è un assunto di base che è questo: ciò che esiste nella realtà, secondo Anselmo, è sempre migliore, è sempre più perfetto di ciò che esiste soltanto nella mente. E questo è tutto da dimostrare, e tra l'altro non è dimostrabile, cioè nel senso non è così. Altri autori hanno visioni diverse, anche io avrei una visione diversa. Però partendo da questo assunto e partendo da questa definizione, effettivamente, se ci mettiamo nella testa di Anselmo, il discorso fila.
Dio è ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore, quindi esiste per forza, perché se non esistesse, o se esistesse solo nella mente, quel Dio sarebbe inferiore rispetto a qualsiasi essere dotato di esistenza, perché l'esistenza viene intesa come se fosse, cioè, una qualità, un attributo di Dio, ok? Quindi, se si ammette il concetto di Dio come essere perfetto, si deve necessariamente ammettere la sua esistenza. Questa è la dimostrazione a priori che viene naturalmente molto avversata, in particolare dal tale Gaunilone. Adesso però non mi soffermo su questo e passiamo a invece Tommaso d'Aquino. Tommaso è molto critico nei confronti dell'argomento a priori su una pagina 493, perché appunto secondo lui l'esistenza di Dio non è immediatamente evidente all'intelletto, ma l'uomo può giungere a dimostrarla solamente appunto a posteriori, cioè partendo dalla sua esperienza. L'errore di Anselmo, secondo Tommaso, è pretendere di conoscere la natura di Dio prima ancora di sapere se Dio esiste o meno. Quindi, Tommaso considera, diciamo, l'argomento ontologico solamente ipotetico, cioè se Dio esistesse, allora sarebbe ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore, però noi dobbiamo dimostrarne l'esistenza. Ecco, il metodo tomista riprende effettivamente a tutti gli effetti il metodo aristotelico, quello del motore immobile, per cui appunto si constata un aspetto della realtà, per esempio il movimento, constata che quel movimento, che quell'aspetto della realtà non si spiega da solo, si cerca una causa di quell'aspetto della realtà, in questo caso del movimento, ma siccome non si può ricorrere alla regressione all'infinito, bisogna a un certo punto immaginare una causa che è, come dire, che è causa prima, che non ha a sua volta una causa precedente, cioè parlando del movimento, si parte dalla constatazione del movimento, comprende che le cose non si possono muovere da sole e anche qui, cioè Democrito avrebbe qualcosa, avrebbe già avuto molto prima di Aristotele e di Tommaso qualcosa in contrario rispetto a questa visione. Comunque, il movimento non si può spiegare da solo, quindi devo trovare la causa del movimento, ma siccome non posso andare avanti all'infinito, a un certo punto ci dovrà essere un motore che muove stando immobile, e questo appunto è il motore immobile, che poi coincide col concetto di Dio, in questo senso di Tommaso. Questa è la via, la prima via, la via del movimento, considerata appunto da Tommaso come il primo argomento razionale a posteriori che permette di risalire a Dio. Poi però ce ne sono altre, adesso io non le sto a elencare: la via della contingenza, la via dei gradi di perfezione, la via dell'ordine del mondo. Cioè, ne guardo un'altra che secondo me è molto anche intuitiva e semplice, la via dei gradi di perfezione. È chiaro che se noi possiamo stabilire che cos'è più e meno perfetto, ci deve essere in qualche modo un'unità di misura di riferimento, ci deve essere una perfezione di riferimento. Ecco che ovviamente anche questo argomento può essere criticato perché in qualche modo rimanda un po' a Dio come architetto divino, e si chiama, infatti questo si chiama anche non argomento ontologico che parte dall'essenza di Dio, ma argomento teleologico, dalla parola proprio telos greco che significa scopo, fine. Si suppone che ogni cosa attorno a noi sia perfettamente adatta alla funzione che svolge per arrivare a dire che contiene in sé la prova di essere stata progettata, diciamo, da un artefice divino. Nello stesso modo, dice il vostro libro, osservando un orologio perfettamente funzionante, possiamo dire che è stato costruito da un bravo orologiaio. Ovviamente poi ci sono autori che ritengono, anche cristiani, anche medievali, che ritengono appunto del tutto, come dire, inefficace dimostrare l'esistenza di Dio. E ce ne sono due che a me piacciono moltissimo, rispetto ai quali un giorno farò un video, che sono Guglielmo di Occam e Meister Eckhart, che dicono: ma in realtà l'esistenza di Dio è oggetto di non è oggetto di ragione, ma è oggetto di fede, quindi non si può dimostrare l'esistenza di Dio.
Però per tornare al punto, quindi argomento ontologico o argomento a priori, siccome Dio è perfetto e che Dio è l'essere perfetto, lo possono capire tutti, è un concetto, non c'è bisogno di crederci, cioè anche se non ci credo, posso capire che Dio è perfetto, ok? Però se Dio è perfetto, per forza deve esistere perché presuppongo che l'esistenza sia migliore della non esistenza, come dire. Immagina il tuo partner ideale o la tua partner ideale, per te sarebbe più perfetto se esistesse o se non esistesse? Vabbè, immagino che tutti risponderemmo se esistesse. Poi potremmo anche fare un ragionamento diverso. In realtà una cosa è più perfetta fin tanto che non esiste. Cioè, nel senso che nel momento in cui poi una cosa esiste, non può essere perfetta. E anche qui dipende. Che cosa intendiamo col termine perfetto? E qui mi collego al video di filosofia su Jung, sulla perfezione intesa come totalità, però adesso cioè non mi voglio neanche addentrare in questo argomento. Mentre Tommaso abbiamo l'argomento teleologico, argomento a posteriori, che è sostanzialmente una ripresa, un approfondimento dell'argomento del motore immobile di Aristotele, quindi si parte dalle conseguenze per arrivare alla causa. Tutti e due sono convinti che ragione e fede possano essere, come dire, conciliate, che si debbano aiutare a vicenda e che l'esistenza di Dio si possa, dimostrare, cosa invece appunto che non avviene per altri autori molto interessanti come, Occam, e come appunto gli autori mistici, tra cui, ricordo Meister Eckhart sul vostro libro per chi volesse appunto approfondire questi argomenti, pagina 514-515.